Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video tutorial. Oggi vi spiegherò come è possibile in Revit realizzare un dettaglio costruttivo e vi svelerò alcuni trucchi per velocizzare il vostro metodo di lavoro nel momento in cui dobbiate realizzarne uno. Ma prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale e ad attivare l'avviso di notifica per restare aggiornati sui nuovi contenuti. Quello che cercheremo di realizzare insieme sarà un dettaglio costruttivo dell'innesto tra del nodo tra, il muro per, tra un muro perimetrale esterno e un solaio di copertura, con la conseguente ripiegatura dello strato di isolamento termico esterno. Chiudiamo il risultato finale e rechiamoci in una vista di pianta. Realizzeremo rapidamente una pianta molto semplice, con strumento muro architettonico. Andrò a scegliere come tipologia di muro il tamponamento esterno da 38 cm. Procederò alla realizzazione di un solaio di copertura, pavimento architettonico. Mi servirò del comando seleziona muri, assicurandomi che si attiva l'opzione prolunga nel muro al nucleo e seleziono i miei muri. Confermo il comando. Mi disporrò in una vista di sezione. Seleziono la linea di sezione, tasto destro, vai a vista per aprirla. Cos'è qui? Cancelliamo questo. Il solaio è stato realizzato al piano terra, non occorrerà altro che portarlo al livello del piano primo nella scheda delle proprietà. Attivare il livello di dettaglio alto per visualizzare gli strati delle nostre componenti. Quello che farò è portare l'estremità superiore del muro oltre il solaio di copertura, pertanto scollegherò l'estremità superiore e darò un offset di circa 40 cm, quindi arriverò a 3,50 m. Ecco fatto. A questo punto lavorerò un attimo sulla stratigrafia del mio muro esterno. Voglio un nucleo strutturale in cemento armato di 20 cm più un isolamento termico di altri 10 cm, per cui selezionerò il muro nel pannello di modifica del tipo, duplicherò il nome del mio elemento, pertanto tamponamento esterno 30 cm, calcestruzzo più ISO. Confermo. A questo punto potrò lavorare sugli strati del mio muro. Espanderò la finestra di anteprima degli strati del mio muro e visualizzerò il muro in sezione. Quindi i miei due strati di finitura per ora li elimino. Eliminerò Porterò all'interno del nucleo lo strato di sostrato che sarà il mio strato di isolamento termico, spostandolo giù qui. Eliminerò lo strato termico di 4 cm perché il mio isolamento termico sarà garantito dallo sostrato di 10 cm, spessore che andremo a modificare tra poco. Elimina. Ed ecco il nostro muro composto da uno strato di cemento armato di 20 cm, che in questo caso risulta essere ancora 25, lo modifichiamo, 20, e i 10 cm del mio isolamento termico. Cambiamo i retini della visualizzazione cambiandone l'aspetto grafico nei materiali, qui. Sceglieremo per il nostro isolamento termico, lo creeremo, possiamo crearne uno duplicando il materiale esistente, rinominandolo isolamento termico. Cambiandone l'aspetto, il motivo di sezione, questo va benissimo, applicare, magari cambiandone il colore, applicare, confermare. Cambieremo anche il materiale della nostra struttura in cemento armato, quindi calcestruzzo gettato in opera. Confermo.
come retino nel motivo di sezione va benissimo questo qui, confermiamo ed ecco che il nostro muro inizia a prendere forma. Quello che occorrerà fare adesso sarà realizzare la ripiegatura dello strato di isolamento termico al di sopra dell'estremità dello strato strutturale di cemento armato, come faremo attraverso gli strumenti forniti qui dalla scheda di modifica del tipo, di modifica della struttura verticale. Divideremo prima la regione dello strato rappresentata dallo strato di cemento armato di 10 cm, poiché vogliamo un isolamento termico di pari spessore, anche nella ripiegatura. Dividiamo lo strato, come vedete il cemento armato sarà diviso in due parti, e uniamo la regione dell'isolamento termico facendola proseguire al di sopra della nostra struttura in cemento armato. Confermiamo di nuovo e come vedete il nostro dettaglio prende forma. In questo caso ci rechiamo anche nella scheda modifica di gruppo geometria e uniremo la geometria del muro con quella del solaio per avere un dettaglio più coerente. Ed ecco qui. Utilizziamo una scala diversa per visualizzare meglio i retini delle nostre componenti. In questo caso vedete che la rappresentazione del nostro solaio, dell'innesto del solaio nel muro perimetrale non è ancora del tutto corretta poiché abbiamo un ulteriore strato che entra all'interno del nostro muro. Quello che occorrerà fare sarà modificare anche in questo caso la stratigrafia del nostro solaio. Per cui nella scheda di modifica del tipo, duplichiamo il tipo, vi consiglio sempre di duplicare il tipo in modo da non sovrascrivere i cambiamenti sulle tipologie di default in Revit, rinominiamolo lato cementizio dettaglio. Confermare e a questo punto modificare nella struttura. Quello che dovremmo fa fare sarà pertanto portare questo strato qui, che sarebbe il nostro strato di 4 cm, al di fuori del nucleo. Quindi portarlo semplicemente su, confermare l'operazione, confermare ancora e come vedete sarà la sola struttura del nostro solaio di calcestruzzo ad entrare all'interno del nucleo del muro. Modifichiamone anche il retino della rappresentazione, quindi sempre in struttura, non sarà laterizio, sarà un calcestruzzo, anche questo gettato in opera. Confermo, applico, ok. In questo modo, come vedete, il collegamento sarà tra i due materiali sarà avvenuto correttamente. Perfetto, adesso non ci occorre che altro che realizzare l'ulteriore strato di isolamento termico per completare la ripiegatura dello strato sulla parte finale del nostro muro perimetrale. E questa volta vi mostrerò come è possibile completare il dettaglio con gli strumenti forniti dalla scheda a nota gruppo dettaglio. Il primo strumento di cui mi servirò sarà dello strumento regione. La regione non consente altro che realizzare appunto un retino in 2D, per cui quello che vi consiglio di fare prima di procedere alla realizzazione della regione per completare l'isolamento termico è di realizzare una vista di dettaglio. Qui nella scheda vista, gruppo crea. Realizzare il nostro dettaglio e nel browser di progetto, nella sezione sezioni, aprirlo e lavorare su questa porzione di dettaglio qui. Quindi gruppo scheda vista, scusate annota, gruppo dettaglio, campitura. Potrò scegliere il contorno della mia campitura, quindi con linee sottili in questo caso. La forma che vorrò dargli si
Siccome dobbiamo completare il nostro strato di isolamento, procedo e realizzerò uno spessore di 10 centimetri anche in questo caso, magari portando queste estremità a coincidere col nostro massetto esterno, confermare l'operazione ed ecco realizzato il nostro strato di isolamento, che però sul quale però bisogna modificare la scala del vetrino, per cui selezionerò la mia campitura in modifica del tipo, in retino in primo piano andrò a cambiare la scala del mio retino, scegliendo tratteggio incrociato diagonale 1,5 mm. Confermo l'operazione, confermo nuovamente ed ecco che l'isolante interno avrà lo stesso spessore di quello esterno. A questo punto però voglio che lo strato di isolante abbia una certa continuità con quello esterno e con la ripiegatura superiore, pertanto seleziono la mia campitura, ne modificherò il contorno in questo modo. Prolungherò questa linea fino al vertice esterno e collegherò queste due estremità, impostando però questa linea su uno stile di linea invisibile. Confermo l'operazione e vedete a questo punto graficamente la ripiegatura dell'isolamento termico sarà più coerente. Adesso dovremo cambiare la sezione dello strato più esterno del solaio, che vedete entra all'interno della nostra campitura realizzata poco fa, e mi servirò questa volta dello strumento disposto nella scheda vista di profilo di taglio. Profilo di taglio consente di cambiare appunto la sezione dei singoli strati di un vostro componente. In questo caso modificherò lo strato più esterno del solaio realizzando la chiusura sulla superficie esterna dell'isolamento termico. Se cliccherò questo simbolo qui che mi indica semplicemente quale parte dello strato alla fine dovrà essere visibile, pertanto la dispongo in questo modo e confermo l'operazione. Come vedete, il solaio a questo punto termina, lo strato più esterno del solaio, scusate, terminerà sul mio isolamento termico. A questo punto quello che farò sarà realizzare un risvolto qui dello strato più esterno del solaio. Procederò anche in questo caso con lo strumento visto poco fa, la scheda vista del profilo di taglio. Seleziono nuovamente il mio strato esterno, realizzerò il risvolto con uno spessore di 1 cm, manterrò la visualizzazione dello strato verso il basso. Confermo l'operazione, potrete eventualmente anche, scusate, posso selezionare la sezione e modificarne contorno, confermare ed ecco qui. A questo punto non mi occorre altro che annotare il mio dettaglio costruttivo, per cui nella scheda annota con una quota allineata procederò alla quotatura del mio disegno. Vedete che lo strumento di quotatura leggerà anche la quotatura, sebbene essa non sia un elemento 3D modellato, procedo alla quotatura. Aiutatevi col tasto Tab da tastiera per selezionare gli strati, i contorni che volete quotare. Se volete cambiare l'unità di misura delle vostre quote, non dovete fare altro che selezionare la quota in modifica del tipo
cambiarne appunto il tipo da metri a centimetri, eventualmente impostarne anche i decimali, il numero di decimali dopo la virgola, nello specifico in formato unità, 0 decimali, confermare, confermare. Potrete trasferire le proprietà di questa quota tramite lo strumento copia le proprietà del tipo a quest'altra quota. Procediamo con la quota 2. Dovrò quotare soltanto lo strato strutturale. In questo caso copierò le proprietà del tipo alla quota. Ed ecco il vostro dettaglio. Bene ragazzi, a questo punto voglio inserire ulteriori informazioni al mio dettaglio costruttivo, nello specifico realizzare una scossalina metallica qui alla chiusura del mio strato di isolamento termico. Come posso fare? Beh, posso usare di nuovo lo strumento di campitura per disegnare velocemente in 2D nel mio dettaglio qui nel browser di progetto, la mia scossalina metallica. Voglio anche inserire una pendenza qui all'estremità del mio elemento, per cui quello che mi occorre fare è modificare il contorno del mio strato di isolamento termico interno. Rimuovere, se vi chiede di rimuovere i riferimenti è perché il disegno è cambiato intanto, per cui le quote cambiano di conseguenza. A questo punto, tramite lo strumento visto prima in vista profilo di taglio, modificherò questo strato esterno di isolamento termico per dargli una data pendenza verso l'interno. Diciamo 6 gradi possono andar bene. Mantengo la visualizzazione della parte sottostante dello strato tramite il simbolo che vedete qui in alto. Confermo l'operazione. In questo caso la pendenza sarà stata realizzata correttamente. Adatto la mia regione alla pendenza appena realizzata, modificandone il contorno. Posso utilizzare lo strumento Seleziona linee per realizzare questa linea e poi procedere con l'estensione di questa linea fino allo strato esterno. Questa linea qui la rendiamo invisibile in modo da non sovrapporla col nostro retino. Confermiamo l'operazione ed ecco la pendenza del nostro strato di isolamento termico. A questo punto possiamo utilizzare di nuovo la nostra regione, linee sottili, diciamo media, sezionate, e procedo al disegno del profilo della mia scossalina metallica. A questo punto utilizzerò il comando di selezione delle linee con un offset di un centimetro, diciamo un mezzo centimetro. E completiamo la nostra sezione. Chiudiamo il nostro profilo. Confermiamo l'operazione. A questo punto però voglio che la mia scossalina metallica in sezione abbia un'altra campitura, un altro motivo, diverso da quello dell'isolamento termico. Per cui la seleziono, modifica del tipo, duplico la mia campitura chiamandola scossalina, confermo l'operazione e in retino in primo piano scelgo motivo solido. Confermo, confermo ed ecco completato il nostro dettaglio costruttivo. Andrò ad inserire anche un'indicazione, una notazione riguardo alla pendenza di questo elemento,
nella scheda annota tramite l'inclinazione in un punto, inserito l'elemento, lo seleziono nella modifica del tipo in formato unità nella scheda testo, ne cambierò l'unità di misura in percentuale o gradi decimali. Confermo l'operazione, applico, ok, e avrò in questo caso ottenuto anche l'indicazione della mia pendenza. Ragazzi, nel caso in cui vogliate ottenere dei motivi di campitura differenti da quelli presenti nella scheda di modifica del tipo in retino in primo piano, potrete modificare quelli esistenti tramite lo strumento di modifica del retino o semplicemente duplicare uno esistente, partire quindi da una base data dal programma, dal software, e modificare quindi le impostazioni certe proprietà, quindi l'angolo della linea, la spaziatura tra le vostre linee del retino. Per quanto riguarda lo stile delle linee, anche delle linee di contorno delle vostre campiture, qui in stile di linea, potrete creare una serie infinita di stili di linea nella scheda che vi mostrerò tra poco. In particolare dovete andare nella scheda Gestisci, Impostazioni aggiuntive, Stili di linea. Espandere questa scheda e qui creare una nuova sottocategoria. Dopo averne creata una, rinominiamola prova, prova linea, confermare l'operazione, potrete scegliere uno spessore di linea. Tra quelli presenti qui, default, lo spessore 16 chiaramente equivale a uno spessore molto allo spessore più alto che potete dare a una linea, il colore della linea e un modello di linea, vale a dire se essa debba essere una linea continua, tratteggiata o tratto punto. Potrete scegliere tra quelli presenti qui o creare un nuovo modello di linea. Come? Intanto confermiamo la creazione dello stile di linea, recarvi sempre nella scheda Gestisci, gruppo impostazioni, impostazioni aggiuntive, modelli di linea. I modelli di linea potrete, vedete qui, crearne uno nuovo. Vi si aprirà questa finestra di proprietà del modello di linea, nella quale dovrete immettere essenzialmente le dimensioni dei, per esempio, se volessimo creare una linea tratto punto prova, le dimensioni dei vostri tratti e dei vostri spazi. Quindi iniziare con un tratto, impostare un valore di 3 mm, uno spazio di 2 mm, un punto che chiaramente non avrà valore, di nuovo lo spazio di 2 mm, tratto spazio punto spazio, di nuovo un tratto, 3 mm, per poi proseguire con uno spazio di 2 mm e terminare con un punto. Con un punto e poi con un altro spazio per poi riprendere in maniera circolare col primo tratto creato. Confermare l'operazione, ecco che il vostro modello di linea sarà stato realizzato. Digitare ok. A questo punto, se io realizzo velocemente una linea di dettaglio qui in alto, posso scegliere la mia prova, il mio stile di linea prova linea. Il tratto punto non è ancora cambiato perché non abbiamo ancora impostato in stili di linea prova linea. Il modello di linea sceglierò, dovrà essere il mio tratto punto prova. Applico, confermo ed ecco qui che la mia linea sarà stata rappresentata correttamente. Benissimo ragazzi, il tutorial è terminato. In questo modo potrete realizzare dettagli costruttivi in pochissimo tempo, servendovi degli strumenti proposti da Revit riguardo alla realizzazione di elementi bidimensionali come le campiture, le linee. Se il tutorial vi è stato utile, lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale.